Sono sicuramente contento perché penso che ormai abbiamo consolidato negli ultimi 10 anni la posizione abbastanza predominante. Quando sei presente, se sei primo, sei secondo, sei terzo, sei quarto, è sempre importante. Il passo l'abbiamo fatto, certo, la felicità di vincere c'è sempre. Quello che ho detto ai ragazzi, non vorrei deluderli, festeggiate oggi, ma adesso ci piace cominciare a pensare in positivo e preparare i prossimi 40 giorni, perché il gusto deve ancora venire. Assolutamente. Con il mister campione regionale, intanto ti chiedo queste prime impressioni a caldo, la soddisfazione immagino immensa per Sì. questo titolo vinto meritatamente. Ma su quello non ci piove, assolutamente. E non ho ancora bene realizzato, però devo fare veramente i complimenti ai miei ragazzi, sono stati fantastici. Poi gli artefici sono sempre loro. Noi cerchiamo di dargli delle indicazioni, però i veri protagonisti sono i giocatori, sono stati fantastici, soprattutto quelli che hanno trovato meno spazio, che hanno remato con il gruppo, hanno aiutato il gruppo e senza di loro non potevamo raggiungere questo obiettivo. Mister, quanto hai sofferto a vederla dalla tribuna e non in panchina oggi? Sofferenza immensa, più che altro perché non la vivi direttamente con i ragazzi, però è Ti andata sei bene. fatto sentire, Ah ti sei beh, fatto sentire. sì, diciamo di sì. Mister, volevo chiederti, avendo poi seguito tutta la vostra stagione, è stato un cammino trionfale già dal campionato, mettendo dietro squadre come Aldini, Lombardia 1. C'è stato un momento dove, magari chiave, dove hai capito che questa squadra poteva arrivare al titolo lombardo? Ma noi, secondo me, noi eravamo nel girone più difficile, perché avere squadre come l'Aldini, la Lombardia 1, che era la finalista della Coppa Lombardia dell'anno scorso, era un girone tosto, veramente tosto. Abbiamo dato 17 punti all'Aldini e quindi siamo stati sempre sul pezzo, siamo stati fantastici. E la mia paura era che arrivando poi a giocarci le finali, il primo quarto di finale, avendo chiuso il campionato parecchio tempo prima, che i ragazzi arrivassero non demotivati, però non pronti, Un po' un scarichi. po' scarichi, esatto. Abbiamo cercato di sopperire con le amichevoli importanti, con squadre professioniste e i risultati si sono visti, perché sono sempre stati concentrati e non abbiamo mai sbagliato nulla. Si sono viste come un solo gol subito in tutte le fasi finali dal Cimiano, una grande. Qual è il segreto di questa squadra? Sicuramente la fase difensiva, perché sappiamo che non abbiamo, tra virgolette, un goleador. De Maria là davanti è un giocatore, tra virgolette, adattato. A noi ci manca una vera e propria punta, però quando hai dei giocatori che remano tutti dalla stessa parte, che si applicano, che sanno quello che vogliono, raggiungi questi obiettivi. Grazie mille, mister, e Prego, complimenti. grazie. Andiamo a festeggiare con la squadra. Mi ha giocato discretamente bene. E sognavo di fare questo gol da 2 giorni, lo pensavo, e si è realizzato. E andiamo a festeggiare. Bravissimo Vincent, volevo dirti, squadra molto compatta anche in fase difensiva, veramente siete stati bravissimi, un solo gol subito in tutte le fasi finali. Ti faccio la domanda che ho fatto anche al mister prima, c'è stato un momento della stagione che avete comunque dominato anche in campionato in cui avete capito che potevate arrivare fino al titolo regionale? Vabbè, già da inizio stagione lavorando si poteva capire che potevamo arrivare fino in fondo e sì. C'è stato quando abbiamo vinto contro Cimiano nella fase finale, abbiamo capito che potevamo andare fino in fondo. Credo sia l'emozione più bella per un capitano di alzare la Coppa regionale, adesso abbiamo la mentalità verso il nazionale, speriamo di alzare un'altra Coppa. E tra l'altro tu con Lantini avete formato una coppia centrale quasi insuperabile, un solo gol subito in queste fasi finali. Adesso non ricordo il record di imbattibilità che avete avuto inizio anno in campionato, una serie impressionante di partite senza subire gol, insomma, vi trovate alla grande, è stata una stagione Sì, meravigliosa ma per il merito voi. non è solo mio di Lantini, anche grazie al centrocampo che non forma buchi, grazie all'allenamento con il mister Maurizio Castagna e grazie a tutta la squadra, non sono i singoli che ci fanno vincere. Abbiamo lavorato tutto l'anno per arrivare a questo obiettivo, ce l'abbiamo fatta, è merito di tutto il gruppo, di tutti i 21 e anche grazie al mister, la Salandra, che purtroppo oggi non c'era neanche nella semifinale di ritorno, però anche dalla tribuna ha saputo caricarci come al suo solito.
Per te anche un gol in queste fasi finali col Cimiano e anche oggi una prestazione eccellente contro i due mediani della Sezzanese che insomma erano belli, belli concreti e compatti, non era facile, ne sei uscito molto bene. Immagino tu sia soddisfattissimo della tua prova. Sì, il gol contro il Cimiano, il gol dell'1-0 su un calcio d'angolo, mentre sulla prestazione di oggi abbastanza bene, dai. Sono partito trequartista per poi andare davanti alla difesa e comunque i due centrocampisti della Sezzanese molto bravi. Mister, oggi insomma un gol subito a freddo forse vi ha un po' condizionato. È stata una partita giocata abbastanza male, penso. Si sentiva la tensione. C'è un gol nato da una punizione calciata così De Maria, siamo stati un po' certi col portiere, però ci sta. È da fare complimenti solo per essere arrivati fino a qua tutti i ragazzi per il lavoro svolto quest'anno. Ecco, infatti sulla stagione immagino comunque assolutamente soddisfatto, no? Poi, penso che inizio stagione nessuno avrebbe puntato un euro sulla squadra, invece col lavoro durante tutto l'anno si è arrivati a vincere il campionato in primis e poi a togliersi soddisfazioni quali passare i quarti, che è stata una cosa mai successa nella storia della società, e poi eliminare anche il campione in carica dell'Alcione, penso che più di così fosse dura fare. Abbiamo incontrato un avversario sicuramente molto forte, ci ha dato filo da torcere, ogni tanto c'è da ammettere anche quando gli avversari sono più forti di gli bravi. Quindi più forti loro, però voi, noi, c'era prima mancato qualcosa? È mancato un po' di personalità, si è sentita la partita, chiaramente se si fosse stati a posto qualcosa di diverso si sarebbe visto. Un po' l'assenza di Finco è pesata nei meccanismi della squadra, però va bene così. Andrea, partita dura oggi, Sì, è stata una partita dura, ci hanno messo subito dal primo minuto sotto, hanno trovato nei primi minuti il gol e poi ce l'abbiamo messa tutta per cercare di rimontare, però non ce l'abbiamo fatta. Riguardo la stagione invece ho già chiesto anche ai tuoi compagni, insomma, assolutamente positiva immagino per voi, contenti anche solo di essere arrivati qui. Sicuramente, arrivavamo da un ottavo posto l'anno scorso, quest'estate ci siamo messi di impegno in tutti gli allenamenti e siamo arrivati qua. Ci dispiace per non aver vinto la Coppa, però complimenti a tutti, anche all'allenatore, che siamo arrivati qua. Parole del capitano della Sezzanese, grazie. Grazie. Granillo, trascinatore della squadra sezzanese durante tutto l'anno, oggi cosa vi è mancato per superare l'Accademia? Ci è mancata la concretizzazione sotto porta per finalizzare, poco convinti, e ci aspettavamo un'Accademia così, è stata dura. Invece, insomma, l'abbiamo detto prima, la tua annata è assolutamente positiva, capocannoniere nel tuo girone, quali sono le tue sensazioni? Le sensazioni sono abbastanza positive, in un futuro migliore, e aspettiamo adesso giugno e vediamo. Beh, oggi insomma poco da recriminare contro un'Accademia così, puoi fare complimenti anche a tutti i tuoi compagni, no? Sì, complimenti ai miei compagni che mi hanno dato questo slancio, perché se sono arrivato a questa altezza è anche grazie a loro, e anche complimenti all'Accademia che è riuscito a metterci sotto.